Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo cosa accadrà alle energie maschili e a quelle femminili collettive per questa settimana. Vedremo come si muoveranno le energie, come interagiranno tra loro e cosa accadrà soprattutto. Queste letture non sono necessariamente relative all'amore, anche se io parlerò in termini di relazioni. Aspettatevi che quello che io vedo nelle carte si possa manifestare attraverso più di un individuo. Quindi non necessariamente la persona che voi avete in mente, e soprattutto dovete poi anche tenere a mente che le energie non seguono il genere, quindi dovete vedere quella che risuona maggiormente con voi. Approfitto di questo video per dirvi che non faccio consulti privati, perché ogni tanto ricevo delle richieste, di consulti. Comunque, direi di iniziare subito. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione al video. Iniziamo dall'energia maschile, vediamo qual è l'energia generale dei DM questa settimana. Qual è l'energia generale dei DM questa settimana? Qual è l'energia generale? E c'è la carta di Divine Feminine da capo, perché poi la settimana scorsa era emersa, c'è la carta dei segni. Wow! Interessante. Allora, innanzitutto la Divine Feminine cosa di indicare l'energia femminile e questa potrebbe anche essere l'energia femminile di anime e fiamme gemelle del DM in questione, quindi parliamo di anima gemella femminile o di fiamma gemella femminile. Ci saranno delle energie maschili che potrebbero ricevere dei segni che riguarderanno la propria DF. Se le energie maschili sono single, ad esempio, potrebbe essere l'indicazione che l'universo li stia guidando verso la propria anima gemella o fiamma gemella femminile. Se c'è stata una separazione, i DM riceveranno dei segni. Se sono in relazione stabile, potrebbero ricevere dei segni di altro tipo. Poi, ovviamente, vedremo di che cosa si tratterà. Vediamo adesso per l'energia femminile, qual è l'energia generale di questa settimana. Qual è l'energia generale per l'energia femminile questa settimana? Qual è l'energia generale per l'EDF? Anche per lei c'è la carta di segni e poi c'è la carta di 66-66 che sta ad indicare di rivalutare una situazione. Quindi anche l'EDF, esattamente come i DM, come per effetto mirroring, riceveranno dei segni da parte dell'universo. Questi segni potrebbero portare le energie femminili a rivalutare delle situazioni. Generalmente, quando si vede il numero 6, che è un numero degli angeli, specialmente se ripetuto, questa è l'indicazione che determinati tipi di situazioni devono essere rivalutate, devono essere riconsiderate, che c'è qualcosa che è fuori equilibrio, per cui bisogna trovare un giusto adattamento. Concentriamoci adesso sui DM e vediamo qual è l'energia del recente passato per i DM. Qual è l'energia del recente passato per i DM? E c'è la carta della 5 di spade e poi sul fondo c'è la carta del 10 di bastoni. Allora, la settimana scorsa era emerso che ci sarebbero stati dei litigi o comunque dei conflitti. Qui viene confermato, ci sono state delle situazioni che hanno portato a delle vere e proprie discussioni con delle persone, oppure ancora a dei conflitti, oppure semplicemente ci sono stati dei conflitti mentali, quindi i DM hanno avuto molto da pensare. La carta del 10 di bastoni sta a testimoniare quanto la situazione sia stata veramente pesante per loro. E poiché il 10 indica il completamento, questo sta ad indicare che stanno per rilasciare questo peso. Adesso vedremo qual è l'energia del presente per i DM e c'è la carta del Fante di Coppe e sul fondo c'è la carta del 7 di Coppe. Allora, quindi questo significa che effettivamente i DM stanno cercando di recuperare delle situazioni perché il Fante di Coppe è una persona che chiede scusa, è una persona che offre un piccolo dono, fa un piccolo gesto, si può trattare di un messaggio, si può trattare di una piccola azione che comunque ha un valore che è positivo.
Quindi quello che penso è che molti DM potrebbero cercare di fare pace questa settimana, oppure ancora avranno a che fare con delle persone che vorranno chiedere loro scusa. La carta della 7 di coppe sta ad indicare che c'è qualcuno che sta cercando di capire come farsi avanti, soltanto che non sa quale sia il giusto approccio. Vorrebbe offrire questa coppa, però non sa in quale maniera farla. Oppure ancora potrebbe essere che qualcuno si farà avanti per chiedere scusa, oppure si farà avanti con un messaggio che potrebbe essere un messaggio di perdono, oppure un messaggio di altro tipo, e questo manderà in confusione la persona che riceverà questo messaggio, perché non saprà esattamente che cosa pensare. Vediamo qual è l'energia del prossimo futuro per i DM. Qual è l'energia del prossimo futuro per i DM? Qual è l'energia del prossimo futuro per i DM? Allora, c'è la carta del 9 di denari, la carta della luna, la carta del 10 di bastoni un'altra volta e poi c'è la carta dell'8 di denari. Quindi abbiamo 8 e abbiamo 9. Quindi questo significa che i DM potrebbero essere molto concentrati e focalizzati sul loro lavoro, perché vogliono portare a compimento dei progetti, vogliono arrivare ad avere abbondanza, ad avere una maggiore indipendenza, a stare bene, ad avere benessere, eccetera. E questa situazione però potrebbe diventare particolarmente pesante per loro, quindi devono fare attenzione a non essere troppo concentrati su determinate cose e soprattutto a non caricarsi le spalle di eccessive responsabilità in tal senso. La carta della Luna potrebbe indicare che i DM potrebbero avvertire della confusione, potrebbero avvertire anche delle emozioni particolarmente intense, per cui devono cercare di fare attenzione e di fare le cose un pochettino per volta. In ambito sentimentale, quello che vedo è che molti DM questa settimana si impegneranno, però saranno più concentrati su di loro, quindi c'è un po' più di egoismo da parte loro perché vogliono in qualche modo stare bene da soli. Molti DM potrebbero anche pensare di essere single, di tornare ad essere single se stanno in una relazione che non funziona e che è diventata ormai un peso per loro, quindi potrebbero effettivamente considerare di fare questa scelta. Adesso vediamo che cos'è che accadrà all'energia femminile. Iniziamo dal recente passato per vedere che cos'è accaduto di recente. Qual è il recente passato dell'energia femminile? E c'è la carta del Re di Coppe. E poi sul fondo c'è la carta del 9 di spade, quindi l'energia femminile recentemente ha cercato di togliersi dalla testa una persona. Questa persona potrebbe avere un segno d'acqua in alcuni casi, pesci, cancro, scorpione, ma non necessariamente. Si può trattare comunque di un individuo che potrebbe avere un segno d'acqua prevalente nel suo tema natale. E si tratta soprattutto di una persona che ha sprecato dei sentimenti, ha sprecato delle occasioni. Questo può riguardare l'ambito sentimentale in particolare, ma non necessariamente. C'è un senso di delusione nei confronti di questa persona, accompagnato poi da ansia e da pensieri ossessivi per l'energia femminile. L'energia femminile potrebbe aver dormito poco, potrebbe aver pensato molto a questa persona per togliersela proprio dalla testa, come se volesse combattere questo tipo di pensiero che in questo caso è rappresentato da questa entità. Quindi l'energia femminile ha cercato di superare questa fase. Vediamo qual è l'energia del presente per l'energia femminile. Qual è l'energia del presente per l'energia femminile? E c'è la carta della stella. E sul fondo c'è la carta della morte. Molto interessante, l'energia femminile è andata incontro o comunque andrà incontro ad una profonda trasformazione che richiederà della guarigione, richiederà il bisogno di risanare delle ferite. Qui c'è bisogno proprio di purificare l'energia, di togliere ciò che è stato per abbracciare il nuovo. E per poter andare verso il nuovo occorre disintossicarsi.
Occorre liberarsi da pensieri ossessivi o da qualsiasi cosa che blocca il cambiamento. Quindi è necessario non avere delle resistenze. L'energia femminile questa settimana potrebbe concentrarsi proprio sul rilascio di qualcosa che ormai non serve più per andare poi verso una nuova versione di se stessa. E molte energie femminili potrebbero fare anche dei bagni di purificazione. Consiglio di fare dei bagni con il sale. Se non avete la vasca, potete farlo con la doccia. Prima vi sciacquate e poi vi passate il sale, anche quello da cucina va bene, e ve lo passate su tutto il corpo e poi risciacquate. Dopo potete applicare anche altri prodotti. Questo servirà proprio per purificarvi da energie negative. Vediamo qual è l'energia del prossimo futuro per l'energia femminile. Quindi che cosa accadrà nel prossimo futuro per l'energia femminile? C'è la carta del mondo e c'è la carta del diavolo. Questa è la chiusura di un ciclo karmico, 100%. La carta del diavolo sta ad indicare ciò che è tossico. Quindi dipendenze, pensieri ossessivi, energie che non sono assolutamente pure. La carta del mondo sta ad indicare la chiusura di un ciclo, quindi l'energia femminile chiuderà dei cicli questa settimana definitivamente. La carta del diavolo comunque si richiama al numero 6. Avevamo visto prima il numero 6666. Spesso il diavolo è associato con il numero 666 e quindi si richiama perfettamente con quello che vediamo qui, ossia energia tossica, la rivalutazione di una situazione. Quello che penso è che se l'energia femminile dovesse avere degli attimi di cedimento questa settimana, l'universo manderà dei segni per capire che dei cicli vanno chiusi. Quindi di rivalutare quella situazione lì, perché magari appunto per motivi di debolezza ci potrebbe essere un cedimento, e di andare verso la chiusura del ciclo. Vediamo che cos'è che i DM penseranno delle DF questa settimana. Che cos'è che i DM penseranno delle DF questa settimana? Che cos'è che i DM penseranno delle DF? Che cos'è che i DM penseranno? C'è la carta dell'asso di denari e sul fondo c'è la carta della torre. I DM penseranno di dare alle DF un inizio tangibile, però le loro fondamenta non sono ancora del tutto stabili. C'è un qualcosa che li destabilizza. Il pensare a determinate DF potrebbe destabilizzarli, oppure ancora loro sono consapevoli che per offrire un qualcosa di nuovo, quindi per offrire un nuovo inizio, è necessario far crollare qualcos'altro. Questo vale specialmente per quei DM che sono in relazione con altre DF e pensano ad un'altra energia femminile. Vediamo qual è l'azione che i DM vorrebbero compiere nei confronti delle DF. Qual è l'azione che i DM vorrebbero compiere questa settimana nei confronti delle DF? E c'è la carta del cavaliere di bastoni con la carta del diavolo. Allora, questo sicuramente potrebbe avere un significato di tipo passionale, perché il cavaliere di bastoni è una persona molto passionale, una persona che segue i suoi desideri, segue le sue passioni e si muove sulla base dei suoi impulsi. Qui abbiamo la carta del diavolo, che sta ad indicare la tossicità, però potrebbe anche indicare qualcosa che è relativo alla sessualità. Ci saranno delle energie maschili questa settimana che vorranno farsi avanti verso le energie femminili con delle intenzioni che non sono serie. Vediamo qual è il risultato, quindi quello che si verificherà effettivamente da parte maschile verso quella femminile questa settimana. Quale sarà il risultato da parte maschile verso quella femminile? Che cos'è che si verificherà? Abbiamo la carta del 7 di bastoni e c'è la carta della regina di spade. Quello che penso è che l'energia maschile questa settimana cercherà di difendersi, cercherà di alzare delle barriere, perché avverte che l'energia femminile è molto forte e determinata. La regina di spade, infatti, è una persona che non si fa problemi a tagliare fuori persone o situazioni, proprio perché non le servono, oppure ancora perché
non sono positive per lei, quindi l'energia maschile in qualche modo è come se fosse intimidita da quella femminile, oppure ancora potrebbe avvertire la freddezza dell'energia femminile e questo automaticamente porterà i DM a nascondersi dietro delle difese. Questa è la percezione che ho. Ci potrebbero essere dei piccoli passi, ma non sarà un qualcosa di particolarmente rilevante perché ho l'impressione che loro abbiano paura di questo tipo di energia. Vediamo adesso per l'energia femminile che cos'è che le DF penseranno dei DM questa settimana. Che cos'è che le DF penseranno? Abbiamo la carta del Fante di Spade e poi sul fondo c'è la carta della Regina di Bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone o Sagittario. L'energia femminile si sente forte, si sente dominante, si sente sicura di sé, anche attraente. E qui abbiamo la carta del Fante di Spade che sta ad indicare una persona che è sull'attenti, una persona che è come se fosse vigilante perché guarda gli altri da lontano. Quindi l'energia femminile potrebbe trovarsi ad osservare molto l'energia maschile questa settimana o comunque in generale. Ho anche la percezione che alcune energie femminili potrebbero ricevere delle comunicazioni da parte di alcune persone relative all'energia maschile di suo interesse. Però quello che vedo è che l'energia femminile non si vuole muovere più di tanto nei confronti di quella maschile e cercherà invece di mettere delle difese intorno a sé, perché comunque il Fante di Spade è una persona che non si apre facilmente. Vediamo qual è l'azione che le DF vorrebbero compiere nei confronti dei DM questa settimana. Qual è l'azione che le DF vorrebbero compiere? E c'è la carta dell'asso di denari, in questo caso nella posizione di quello che loro vorrebbero fare, mentre l'energia maschile l'aveva nella posizione di quello che loro pensavano nei confronti delle DF. E poi c'è la carta del diavolo. No, vabbè. Quello che penso è che le energie femminili vorrebbero un nuovo inizio, comunque una nuova fase nell'ambito di un rapporto che potrebbe essersi rivelato tossico. Ecco perché poi c'era la carta di rivalutare la situazione, perché le energie femminili devono fare attenzione ai segni di debolezza o di cedimento questa settimana, perché se devono distaccarsi da determinate persone perché sono negative o tossiche, devono proseguire lungo quel percorso e non lasciarsi distrarre. Le azioni che loro vorrebbero mettere in atto, infatti, dicono proprio che loro vogliono un nuovo inizio o comunque la possibilità di un incontro, in alcuni casi anche fisico, nei confronti di un'energia maschile. Però devono fare attenzione a questo. Il fatto che ci sia il Fante di Spade mi viene anche da pensare che le DF cercano di contrastare determinati pensieri. È come se cercassero di stare sull'attenti nei confronti di loro stesse, ecco. E la regina di bastoni sta ad indicare chi è in controllo, quindi l'energia femminile vuole essere in controllo. Vediamo quale sarà il risultato, quindi quello che si verificherà da parte femminile nei confronti di quella maschile questa settimana. E c'è la carta del 7 di denari e poi sul fondo c'è un altro 7 che è quello di coppe. Quindi abbiamo due 7. Il che sta ad indicare che l'energia femminile deve lasciare andare la paura, deve seguire il proprio intuito, specialmente quando si tratta di compiere delle scelte. E il numero 7 sta ad indicare anche l'allineamento sul giusto percorso spirituale. Quello che vedo qui è che l'energia femminile potrebbe trovarsi ad essere in uno stato di confusione perché non saprà esattamente quello che deve fare, specialmente nei confronti dell'energia maschile. Quello che penso è che alcune DF decideranno di non investire più in determinati rapporti, quindi di allontanarsi, oppure ancora di aspettare che i risultati arrivino a maturazione per prendere una decisione. Quello che vi consiglio è di non investire in persone che non investono su di voi. Vediamo quali sono le ombre dei DM questa settimana. Quali sono le ombre dei DM? E abbiamo la carta di chi si fa pietà, di pietoso, e poi c'è la carta di stagnante. Probabilmente alcuni DM si fanno pietà da soli. In alcuni casi, perché sono consapevoli del fatto che loro sono in una sorta di stagnazione ed è come se non riuscissero ad uscirne,
Oppure ancora, i DM potrebbero anche mettersi in ginocchio nei confronti di qualcuno questa settimana e rimanere in questo tipo di posizione, in questo tipo anche di attitudine per cercare di cambiare delle situazioni. Anche qui abbiamo una persona che è in ginocchio, quindi non lo so, mi viene da pensare che alcuni DM potrebbero addirittura cercare di trovare una soluzione con una persona che ha delle difese particolarmente alte. E questa soluzione non necessariamente porterà a qualcosa di serio, perché l'abbiamo visto qui con il Cavaliere di Bastoni. Attenzione, perché quello che vedo è che ci potrebbero essere delle energie maschili che potrebbero cercare di insistere per arrivare ai loro obiettivi. E potrebbero in qualche modo anche mettersi in una condizione di farsi pietà da soli, in poche parole. Vediamo quali sono le ombre dell'energia femminile questa settimana. Wow, c'è la carta di arrabbiata e c'è la carta di pietosa anche per l'energia femminile. Quindi potrebbe essere che l'energia femminile sia arrabbiata verso se stessa in alcuni casi e che si faccia pietà da sola anche in alcuni casi, specialmente se è ancora legata a qualcuno e vorrebbe distaccarsene. Oppure potrebbe indicare che l'energia femminile sarà arrabbiata nei confronti di qualcuno che vuole fare leva sulla pietà e sulla compassione. Vediamo che cos'è che ha da dire l'energia maschile questa settimana, che cos'è che ha da dire l'energia maschile. Diverse cose. Non ti merito, ti desidero. Sapevo quel che stavo facendo, quindi l'energia maschile era consapevole di ciò che ha fatto all'energia femminile, specialmente se si tratta di qualcosa di negativo, quindi c'era assolutamente consapevolezza di quello che stava facendo. Questo si potrebbe anche riferire a qualcosa che potrebbe fare questa settimana, però. Quindi non necessariamente si deve trattare di qualcosa del passato, si può trattare di un atteggiamento che deliberatamente i DM metteranno in atto. I DM poi dicono ti desidero, e questo l'avevo già visto con il Cavaliere di Bastoni, quindi c'è un desiderio, specialmente di natura intima. E poi c'è la carta di non ti merito, e questo potrebbe avere a che fare con la sfera sentimentale. Vediamo che cosa ha da dire l'energia femminile invece questa settimana. Che cosa ha da dire l'energia femminile? Sento che sei quello giusto per me, sono stanca di aspettare. Ascolta il tuo cuore e non gli altri. Quindi è interessante perché la carta di sono stanca di aspettare è come se fosse proprio in mezzo a queste due. Ed è una carta che parla di ribellione rispetto alle altre due carte che invece indicano una sorta di cedimento. Qui infatti dice sento che sei quello giusto per me, ascolta il tuo cuore e non gli altri. Quindi ci sono delle energie femminili che potrebbero voler insistere nei confronti di alcuni DM questa settimana, però al tempo stesso sentono che non vogliono aspettare perché sono stanche, quindi potrebbero decidere di allontanarsi da ciò su cui hanno investito tempo ed energia in passato. Però c'è ancora una parte di loro che invece vorrebbe risolvere delle questioni con dei DM in particolare. Questo probabilmente perché sono innamorate dello specifico DM in questione. Molte volte ci si innamora del potenziale di una persona e non di quello che effettivamente è. Quindi ci si innamora di quello che si pensa che quella persona possa offrire, quando in realtà non è così. Quindi potrebbe essere che le energie femminili sentiranno che quella persona è giusta, eppure è una persona che non decide a muoversi. Quindi come può essere giusta? Una persona che è giusta si muove subito, questa è la percezione che ho. E poi dice ascolta il tuo cuore e non gli altri, perché evidentemente sente che questa persona ha dei condizionamenti che sono esterni e vorrebbe in qualche modo che ascoltasse il proprio cuore, perché l'energia femminile è assolutamente sicura che se quella maschile ascoltasse il proprio cuore andrebbe da lei. Vediamo. Che cos'è che l'energia maschile deve lasciare andare questa settimana? Che cos'è che l'energia maschile deve lasciare andare questa settimana?
cos'è che l'energia maschile deve lasciare andare la bassa autostima e poi arrenditi alla fiducia, cioè devi avere fiducia. Abbi fiducia in te stesso, nelle tue decisioni, non lasciarti sviare dalle forti opinioni delle altre persone circa quello che devi fare, entra in azione e sei sicuro che hai scelto il giusto percorso. Quindi l'energia maschile ha dei problemi di insicurezza. Insicurezza verso se stesso, insicurezza verso le sue decisioni, e questo tra l'altro è ribadito in questa carta qui che parla della bassa autostima e dice: tu meriti successo, amore ed abbondanza. Poni un obiettivo per identificare e rilasciare qualsiasi rimanenza di bassa autostima. Quindi l'energia maschile deve entrare maggiormente in potere ed in controllo delle situazioni. Vediamo che cos'è che l'energia femminile deve lasciare andare questa settimana. Che cos'è che l'energia femminile deve lasciare andare? Allora, arrenditi alla bellezza del mondo naturale e arrenditi alla saggezza del tuo corpo. Allora, questa carta dice di fare una pausa rilassante, di passare del tempo nella natura. E perché questo l'aiuterà a sentirsi meglio fondamentalmente. Infatti, avevo visto anche nella carta della stella che l'energia femminile potrebbe prendere del tempo per sé per purificare le proprie energie, e un ottimo modo per farlo è utilizzare l'acqua e anche andare nella natura, perché questo aumenta le vibrazioni e ci si sente subito meglio. Questa carta dice: ascolta i messaggi del tuo corpo circa una persona o situazione. Se ti senti fisicamente stremato o a disagio, sii prudente. Se ti senti pieno di energia e felice, vai avanti. Quindi questo significa che l'energia femminile deve ascoltare le proprie sensazioni. Se si sente negativa oppure sente che qualcosa non va, deve ascoltare questi messaggi, quindi deve agire di conseguenza e non fare finta di niente. Se invece sente che un qualcosa è positivo, la fa star bene, allora deve perseguire quello. Però l'importante è che non lo faccia per soddisfare il proprio ego. Per farvi un esempio, se l'energia femminile è attaccata ad un'energia maschile che non si fa sentire e questa energia improvvisamente le manda un messaggio e lei si sente felice, questo non vuol dire che il giusto percorso sia continuare ad avere a che fare con qualcuno che non si fa mai sentire solo perché in quel momento si fa sentire. Bisogna valutare qual è il resto dei momenti, no? Se quella persona generalmente fa male oppure fa bene all'energia femminile in questione. Quindi nel complesso quello che vedo è che l'energia maschile ancora ha dei problemi relativi all'autostima e relativi alla sicurezza in se stesso. E ci potrebbero essere dei piccoli gesti, però bisogna fare attenzione perché quello che vedo è che l'energia maschile è mossa soprattutto da intenzioni che hanno a che fare con la sfera intima. Qui non vedo invece l'intenzione di costruire un qualcosa di effettivamente serio, anche se c'è la carta dell'asso di denari. Magari potrebbe pensarlo, ma non lo mette in pratica. C'è qualcosa che blocca l'energia maschile anche questa settimana. L'energia femminile, invece, vedo che ha bisogno di fare chiarezza dentro di sé. Perché è in una fase in cui deve lasciare andare cose che non servono più ormai, comprese delle persone, per andare verso un qualcosa di nuovo. Però è come se fosse combattuta se farlo oppure no. Ed è per questo che deve rivalutare la situazione. Questa settimana l'energia femminile potrebbe vedere molti numeri 6. Il consiglio è quello di focalizzarsi su di sé. Stare bene, cercare di purificare le proprie energie e soprattutto di prendere delle decisioni con una mente che è il più obiettiva possibile. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!